Ciao Ciurma Vegan e bentornati sul canale. Amici miei vegetariani, non so da quanto tempo voi siete vegetariani, però so che, a parte forse alcuni di voi che l'hanno fatto per la propria salute, so che la maggior parte di voi l'hanno fatto per un motivo. Volete bene agli animali e siete contrari al fatto che vengano sfruttati e uccisi. E spesso vi sento dire: io resto vegetariano perché il mio l'ho fatto, sono a posto così, non devo fare altro. E vegetariano sì, ovviamente, ma vegan mai e poi mai, giù, perché quello è un estremismo. Vegan proprio non lo capisco e non ha senso. Vorrei potervi dire che è vero, che basta essere vegetariani perché i prodotti di origine animale non nascondono nessun tipo di dolore, ma purtroppo non è così. E probabilmente voi che dite che il veganismo è un estremismo, che non c'è motivo di non mangiare formaggi, latte, uova, forse lo dite in buona fede, perché veramente non sapete cosa si nasconde dietro questo tipo di industria, veramente non ne avete idea, ne siete completamente all'oscuro. O forse è una scusa per continuare a mangiare delle cose che piacciono troppo e a cui proprio non si vuole rinunciare, che sia la mozzarella sulla pizza sabato sera, che sia la frittata che fa nonna, che sia proprio quel tipo di maionese, che sia la Philadelphia. Ma permettetemi di girarvi la domanda in un modo a cui magari non avete mai pensato. Cosa c'è di più estremo dello sfruttamento, dell'uccisione e della morte di un animale che non vuole essere né sfruttato, né ucciso, né morire? Mangiando carne e pesce paghiamo qualcuno affinché gli animali vengano uccisi. E chi è vegetariano, mangiando latte, uova e formaggi, fa sì, comunque, ancora, che gli animali vengano sfruttati e uccisi. Indubbiamente, anche poi sapendo la verità, uno può decidere di fregarsene e continuare a usare questi prodotti, ma che nessuno mi venga a dire che rispettare tutti gli animali e quindi essere vegan è estremista. Quando avete deciso di diventare vegetariani, vi siete messi per la prima volta, forse veramente in vita vostra, nei panni di qualcuno. Vi siete messi nei panni della vittima. Per diventare vegan occorre fare la stessa identica cosa, quindi per voi non c'è niente di diverso, avete già fatto questo processo, avete già fatto questo ragionamento, siete già entrati in contatto con il vostro cuore che era completamente intorpidito e ovattato da tutte le cretinate che ci dicono nella pubblicità, alla TV, nella società: le mucche fanno sempre latte. Com'è possibile che le mucche fanno sempre latte? Sono mammiferi. E come tali devono essere gravide e partorire un cucciolo, perché sennò latte non esce da nessuna parte. Quindi ripetete questo meccanismo che avete già fatto in passato quando siete diventati vegetariani e immedesimatevi nella vittima, non più dal vostro punto di vista, perché che voi amate il formaggio, che voi amate il latte al mattino, che voi amate il cappuccino, queste cose le sapete già. Mettetevi dal punto di vista delle vittime, perché cosa c'è di più estremo e miserabile che per bere noi un bicchiere di latte o mangiare un cucchiaino di gelato una madre deve essere separata da suo figlio e entrambi andare a morire? Mettetevi nei panni di una mucca che viene fatta nascere apposta per dare il suo latte, che è di diritto del suo vitello, perché così come il latte di vostra mamma era vostro, il latte di mucca è dei vitelli. Punto. E noi non siamo vitelli, così come non siamo cammelli, così come non siamo cani, così come non siamo gatti. L'unico latte che ci serve è quello della nostra specie. Non abbiamo nessun motivo e nessun diritto di rubare qualcosa che non è nostro a qualcuno che ce lo dà, non perché è felice di darcelo, perché non si può difendere. Le mucche separate dai vitelli, che appena nascono vengono subito separati dalla madre, e se sono femmine faranno lo stesso schifo di vita che fanno loro, e se sono maschi a distanza di 6 mesi verranno macellati, piangono per dei giorni. Cercate su internet, che è pieno di video così, chiedetelo a un allevatore. Quando i vitelli vengono separati dalle madri, si cercano e piangono angosciati per dei giorni, e sfido chiunque, perché ripeto, mettetevi nei panni di quel figlio o mettetevi nei panni di quella madre. Vieni al mondo e la prima persona che vedi, che ti ama veramente, non puoi più vederla. L'industria del latte è straziante ed è per certi versi anche peggio dell'industria della carne, nonostante comunque siano strettamente correlate, perché la carne di vitello esiste grazie solo ed esclusivamente all'industria del latte.
c'erano talmente tanto rincoglioniti che siamo veramente convinti che esista un allevamento etico, un latte etico, un formaggio bio, tutte queste cretinate che riescono a camuffare in un modo incredibilmente sapiente e ben costruito una realtà che, ragazzi, ascoltatemi, non esiste e non esisterà mai, perché non c'è un modo etico per usare la vita di una madre che produce il suo latte dal suo corpo per darlo a suo figlio e noi glielo rubiamo, lo vendiamo. E cosa c'è di più estremo? Che per mangiarci una frittata o mettere un po' di maionese su delle patatine, miliardi e miliardi di pulcini debbano essere tritati vivi. Perché vengono tritati vivi? Perché non sono femmine e quindi non producono uova. Negli allevamenti avicoli di tutto il mondo si fa questa selezione. Le femmine, ovviamente, vengono usate per l'industria delle uova. Finché servono, solitamente è un anno barra un anno e qualche mese. Quando la produzione di uova cala, vanno mandate al macello. E questa è la realtà di tutti gli allevamenti, grandi, intensivi, all'aperto, estensivi, biologici, tutti. Perché quando un animale cessa di essere produttivo, non si può mica tenere in vita. È una fonte di guadagno. Ma se invece nasce un maschio, e se per caso non lo sapeste, la probabilità è di 50-50, quindi su due uova, uno è un maschio, uno è una femmina, se nasce un maschio, va immediatamente in un tritacarne. C'è chi li mette dentro delle camere a gas, c'è chi li butta nei sacchetti della pattumiera, c'è chi li brucia vivi, perché sono prodotti di scarto dell'industria delle uova. E in quanto tali, cosa facciamo? Ci teniamo 150 milioni di pulcini? Vanno eliminati. E questa è una realtà che si nasconde dietro ogni uovo. Il 99% degli allevamenti a livello mondiale è intensivo, quindi che non vi venga subito da pensare a queste magiche mucche bianche e viola che volano nei prati, a queste galline che razzolano allegre nei boschi, perché quella è una realtà che esiste soltanto in un luogo, nella nostra immaginazione, perché la realtà è lontana anni luce da questa immagine assurda che ci ha messo in testa la pubblicità, la famiglia, fin da piccoli, perché la realtà è che gli animali sono nascosti dai nostri occhi da sempre, fin da quando nasciamo. Nessuno vede veramente la miseria che nascondono il latte e le uova, nessuno. Io quando sono stata vegetariana, se seguite il canale sapete che lo sono stata per un breve periodo della mia vita, per qualche mese, io ero convinta, sono a posto, quello che dovevo fare l'ho fatto e adesso non contribuisco più alla morte di nessuno. E quando ho scoperto la verità, io non so voi, ma per me è stato uno shock. Perché io pensavo, anzi, io non pensavo neanche che le mucche facessero sempre latte. Io non pensavo niente, va bene? Io non pensavo niente. Perché non era un mio problema e perché, non so, gli animali fanno, sì, le mucche fanno latte, le galline fanno uova, ciao. E ricordo perfettamente, in quanto io, donna, come mi ero sentita quando per la prima volta avevo visto in cosa consisteva quella che viene definita inseminazione artificiale, che è poi stupro legalizzato a tutti gli effetti. Giù, ma son mucche, occhio come parli, cioè stupro lo dici per una persona, per una ragazza, per una donna, non per una mucca. Perché? Perché? Come dovremmo definire una violenza sessuale nei confronti di qualcuno che non ha dato il consenso? Una coccola, una carezza, un favore? Soltanto perché non fanno parte della nostra specie. Non vuol dire che meritino tutto l'orrore che gli imponiamo. Non vuol dire che meritino che una persona gli infili tutto il braccio nell'ano e con un attrezzo, una pistoletta, gli sparino dello sperma di toro nella vagina. Le mucche non hanno chiesto niente di tutto questo. E sapete che c'è? Non possono ribellarsi, non possono scappare, perché anche se sono completamente coscienti mentre tutto questo avviene, le legano, perché solitamente, sapete com'è, si cerca di scappare quando uno cerca di farti una cosa del genere. E soltanto perché, ripeto, non sono umani, perché dobbiamo imporgli tutto questo? Soltanto perché sono diversi da noi. Cioè, il fatto di essere diversi da noi, esteriormente, giustifica veramente tutto quello che gli facciamo. Giustifica il fatto di stuprarle, di commettere nei loro confronti delle vere e proprie violenze sessuali legalizzate. Giustifica il fatto di mandarle al macello quando non riescono più a reggersi in piedi. Il fatto di allontanare i loro figli, spezzando
il loro cuore, e non soltanto una volta, perché questo incubo viene fatto vivere alla mucca finché ce la fa, per un bicchiere di latte. E io questo lo dico solo ed esclusivamente perché tengo alla vita degli animali, perché essere vegana e quindi antispecista vuol dire cercare di dare voce e combattere per i diritti di tutti quelli che sono in fila al mattatoio. Quindi non mi soffermo neanche un secondo sulla questione del colesterolo, di quanto facciano male i prodotti di origine animale, perché tanto io non sono qui per questo e non è questo il mio intento, ma comunque se vi volete anche interessare a quello, aprirei una parentesi tonda, quadra e graffa. Non abbiate paura di questo cambiamento, perché l'avete già fatto, già avete cambiato la vostra vita in un certo modo, con l'unica differenza che però il veganismo non è soltanto, non ha niente a che vedere con l'alimentazione, niente, niente, niente. Quindi è sicuramente un cambiamento più ampio, ma se voi siete vegetariani per gli animali, avete già i miei stessi identici valori. E guardando quello che succede nell'industria del latte e delle uova, chiedetevi se quello che state guardando è coerente con quello in cui credete e rispondetevi sinceramente. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto il video, qua sotto vi lascio una marea di link di ogni tipo per potervi informare circa il veganismo, ricette, informazioni, video, qualsiasi cosa. Vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo in un prossimo video. Con affetto, ora e per sempre, vegan!